Benvenuti in questo nuovo appuntamento dedicato alle tech e all'innovazione. Con noi oggi Marcello Cattani, presidente e amministratore delegato di Sanofi, importante gruppo farmaceutico francese specializzato, tra le tante altre cose, anche nel life science. Ecco, buongiorno, mi sente? Buongiorno, dottoressa Millucci, grazie per l'invito. Ecco, buongiorno. Il nostro ospite oggi è in collegamento da remoto da Boston. Ecco, la ricerca sta facendo passi molto in avanti, no? Nel combattere malattie rare, neurologiche e anche autoimmuni. Sanofi è leader proprio in questo settore. In questo specifico momento, su cosa state lavorando e sperimentando? Sanofi ha deciso di rifocalizzare la propria strategia rilanciando sull'immunologia, l'ambizione di diventare, di essere al 2030 l'azienda biofarmaceutica leader mondiale in quest'area, che poggia su tante direttrici, in particolare le malattie del sistema dermatologico, della pelle, del sistema digestivo, ma anche sono molto più ampi, legati alla prevenzione passiva con anticorpi monoclonali, con un focus anche nelle malattie neurologiche, nelle malattie rare in oncologia e nelle malattie rare del sangue. Insomma, un arco di innovazione che poggia, che ha una base forte sul trovare quei meccanismi che possono scatenare forze del sistema immunitario a 360 gradi. Addirittura stiamo lanciando un anticorpo monoclonale che ha un effetto preventivo nel diabete di tipo 1 nella popolazione pediatrica e giovane. Quindi uno sforzo davvero notevole, con investimenti di circa 6 miliardi e mezzo di dollari ogni anno in R&D per spostare i confini dell'innovazione in nuove direzioni, in aree terapeutiche ad altissimo unmet medical need. Certo, ecco, in particolare parliamo proprio anche delle malattie rare, no? Quanto investite, quanto è importante la ricerca proprio in questo segmento e quanto ci investite? La ricerca in questo segmento è per noi fondamentale. Vi sono circa 13 entità farmacologiche in corso di sviluppo nell'area delle malattie rare, che rappresenta la storia, la legacy di Sanofi, essendo stata la prima azienda a sviluppare e portare ai pazienti le terapie enzimatiche sostitutive. E quindi è una direzione nuova. Oggi abbiamo aperto un nuovo fronte con il lancio di una nuova terapia enzimatica sostitutiva, ad esempio in una malattia rara, ultra rara, devastante da un punto di vista di complicazioni neurologiche, come la SMD, la malattia di Niemann-Pick. E quindi il nostro impegno è essere focalizzato sulle nostre aree di espertise e di grande competenza, come quello delle malattie rare, che ci ha visto compiere dei passi enormi nel corso degli ultimi 40 anni. Tanto resta ancora da fare per cercare di chiarire non solo i meccanismi eziologici e fisiopatologici di tante malattie rare, ma soprattutto di portare nuovi farmaci, terapie, nuove opportunità di cura a tanti cittadini. Certo. Ecco, ci illustra anche quelle che sono le strategie che l'azienda sta mettendo in atto in questo periodo? Sanofi Italia rappresenta una delle principali aziende biofarmaceutiche presenti nel nostro paese, addirittura con oltre 1.800 collaboratori e anche siti industriali, e contribuiamo in maniera diretta a 270 milioni export di farmaci e semifarmaceutici verso il mondo per Sanofi. Investiamo circa 40 milioni ogni anno nei nostri stabilimenti e circa 35 milioni in ricerca clinica, ma soprattutto abbiamo eccellenze rispetto ad ogni sito industriale, per elencarli, Scoppito, Origgio e Anagni, dove da una parte nel sito di Scoppito vengono prodotti small molecules, ad esempio, che possono rivoluzionare la cura di malattie rare neurologiche e autoimmuni,
Per quanto riguarda invece anagni iniettabili, sterili iniettabili, e quindi vaccini e anticorpi monoclonali, invece lo stabilimento di Scoppito è concentrato sulla parte dei probiotici, e quindi nuovamente una grande eccellenza che ci rende orgogliosi Perfetto. a rappresentare Sanofi nel mondo anche da un punto di vista industriale. E quindi l'Italia per Sanofi è un ponte di farmaci verso il mondo. Senta, nel 2023, lo scorso anno, il settore in Italia ha superato per la prima volta i 50 miliardi di produzione, un dato molto interessante, molto importante. Però a livello globale ogni anno il settore farmaceutico investe circa 250 miliardi di dollari, ma l'Italia ne intercetta poco meno dell'1%. Come mai, secondo lei, e cosa bisognerebbe fare? Allora, a valle della pandemia vi è stata un'ulteriore intensificazione degli investimenti in ricerca e sviluppo. Da qui al 29, di fatto un trilione di dollari aggiuntivi si stanno riversando sui mercati globali e sui centri di ricerca delle aziende farmaceutiche. E noi dobbiamo essere bravi, come stiamo, credo, facendo insieme al governo, nel cambiare le policy europee. Oggi l'Europa sta attraversando una fase ideologica oltranzista sul tema, che sta penalizzando le matrici industriali, la Germania e la Francia, e soprattutto sta cercando di attaccare, ridurre, comprimere la proprietà intellettuale. Questa è la cosa sbagliata. Dobbiamo aumentare, rafforzare la proprietà intellettuale, come stanno facendo Stati Uniti, Cina, India, Singapore, Emirati Arabi e Arabia Saudita, per attrarre che cosa? Talenti, investimenti in ricerca e innovazione legata alla parte industriale. E quindi dobbiamo continuare in questa direzione, nel cercare di cambiare, renderle più aperte, flessibili, e valorizzare l'innovazione. L'innovazione non è solamente ricerca scientifica di nuovi farmaci, anche tecnologica e industriale. Oggi la grande sfida è proprio questa, e il governo sta dimostrando grande sensibilità, non solo agendo a livello europeo, ma collaborando con noi per cambiare il framework lungo tutta la filiera dell'innovazione farmaceutica. Cioè, mi spiego meglio, rendere veloce l'accesso ai nuovi farmaci, avere nuovi modelli di valorizzazione economica, ma anche sostenere da un punto di vista industriale la produzione. I farmaci sono salvavita, che hanno una grandissima diffusione. Faccio alcuni esempi: antibiotici, antinfiorici, neurolettici, antipertensivi, anticoagulanti, che in tante situazioni sono valorizzati dal sistema sanitario quasi come un caffè il costo mese terapia. E questo oggi non è più sostenibile da un punto di vista industriale, perché i costi sono esplosi, sono circa il 30% superiori rispetto al 2021, e questo in maniera strutturale. Il che cosa vuol dire? Che l'Europa è ancora dipendente in tante filiere da Cina, India e dalle importazioni, e quindi in un momento di grande instabilità geopolitica ed economica dobbiamo avere una strategia forte che attrattività, attrazione delle competenze e Certo. valorizzazione dei farmaci come strategia di sicurezza del paese, di sviluppo economico e sociale. Chiaro, una frase che più volte anche appunto il ministro Urso ha sottolineato. Senta, faccio prima riferimento ai trattamenti, ecco, ma i trattamenti a livello italiano, a livello regionale ci sono anche, ancora parecchie discrepanze, giusto? Come si fa a Sì, eliminarle? assolutamente. Noi vediamo come ogni report sui LEA purtroppo rappresenti una situazione quasi impietosa, grandi differenze nell'accesso ai farmaci, alle cure, ma anche alla prevenzione dei cittadini italiani. Abbiamo bisogno di riforme rapide e molto coraggiose, ad esempio l'abolizione immediata dei prontuari terapeutici regionali, ospedalieri, che sono strutti, sono strati, layers di burocrazia completamente inutili, che rallentano l'accesso ai farmaci e stimolano solamente la migrazione sanitaria dei cittadini da una regione all'altra. E quindi abbiamo
collaborare con il governo affinché riesca ad aiutare quelle regioni che sono più indietro, più in difficoltà nel modernizzarsi, nel riuscire a fare quelle opere, quegli investimenti previsti dal PNRR che partono addirittura dalle infrastrutture di base. Abbiamo ospedali vecchi di oltre 100 anni e questo oggi non è più sostenibile perché da una tecnologia chirurgica, la prevenzione e i nuovi farmaci richiedono nuovi modelli di cura e di assistenza e di interazione tra il paziente e il medico, grazie anche ai dati, ovvero il fino in fondo quello che è la e-health, salute digitale, in modo tale che tramite la diagnosi, la prevenzione, il follow-up possano essere gestiti, possibile da remoto, tramite app e device, e quindi scaricare gli ospedali Chiaro. di lavoro e ottimizzando le risorse, ma sfruttando i dati. Ecco, questo è un passaggio che ancora ci manca, la possibilità di un dato sanitario unico, centralizzato, dove poter far lavorare e digerire da intelligenza artificiale questa enorme di dati per estrarre e aiutare gli operatori nella diagnosi, nella prevenzione, nella cura e nella predittività degli outcome, ovvero capire come possa evolvere un quadro clinico di un paziente complementando l'esperienza e i protocolli le linee guida di gestione di una patologia. Ecco, qui serve un salto coraggioso dove oggi il blocco è nel garante della privacy per utilizzare in maniera piena per finalità di ricerca e assistenza sanitaria il dato sanitario, sempre proteggendo naturalmente la privacy del singolo cittadino. Certo. Bene, io la ringrazio molto il nostro ospite Marcello Cattani per essere stato con noi oggi e a voi do appuntamento alle prossime puntate. Grazie, arrivederci.